Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Buona domenica a tutti, ragazzi. Importante novità in questo video: daremo tutti i risultati e le previsioni su tutte le altre squadre, che chi giocherà oggi, chi giocherà domani. L'unica previsione, come sempre, che non daremo sarà quella sulla nostra squadra. La scaramanzia la fa da padrona, sapete che sono scaramantico di brutto, quindi nessuna previsione sul Milan. Quindi tutti i risultati di ieri, i probabili risultati, quelli che penso io sugli altri, non il risultato, chi vince, chi perde, perché il risultato non me ne frega un cazzo. Per quanto riguarda il video, ragazzi, un po' di calciomercato, perché ci sarà del mercato, ci sono delle indiscrezioni sui giocatori di cui abbiamo già parlato, c'è il discorso di Ziyech che vi farò in maniera un po' più dettagliata, ma ragazzi, pronti, carichi, carichi, carichi perché la stagione ha inizio. Guardatevi il video fino alla fine, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rosso nero. Vai col video, ciao! Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Su sempre chi, medal del re bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita ultra, 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 su sempre chi, medal del re bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita ultra. Noi odiamo la Juve, noi odiamo il Verona, noi odiamo la Roma, forza magico Milan, luglio agosto, interista sogna sotto l'ombrellone, tricolore, coppe varie, ma a settembre il campionato inizierà, è come l'anno scorso, è come l'anno prima, il nostro chiacchierone continuerà a sognare quel tricolore che non vincerà. Non sento il secondo verde, aia, 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 stasera pieno di merda, aia, aia, aia. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione, passione maglie, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Buona domenica ragazzi, buona domenica a tutti e la stagione ha inizio. Ieri ci sono state un po' di partite. E ragazzi, cosa nuova in questa stagione? Andremo a dare tutti i risultati delle partite e soprattutto andremo a dare i risultati che pensiamo noi, tranne il nostro, ragazzi. Sappiamo che per scaramanzia i nostri risultati non si danno su questo canale, nessuna previsione, però andiamo a dare tutti i risultati di ieri. Le merde hanno vinto, il Verona perde col Sassuolo, vi do i risultati subito, quindi Inter Genoa 4-0, Verona Sassuolo 2-3, la Lazio vince contro l'Empoli 3-1, l'Atalanta batte il Toro 2-1 all'ultimo secondo. Oggi le partite saranno Udinese-Juve alle 18:30 e il Tringa mette un 2. Bologna-Salernitana ore 18:30 e io prevedo una X, anche se il Bologna è una buona squadra di giovani, c'è Sinisa, potrebbe essere un buon risultato, però io metto una X. Roma-Fiorentina stasera 20:45, 1X ragazzi, perché la Roma è forte, però è comunque una squadra che si deve formare, deve un po' prendere le sembianze del nuovo allenatore. La Fiorentina, boh, sarà un'incognita in questo campionato, questa stagione è veramente un'incognita. Napoli-Venezia, ultima partita di stasera, 20:45, io do la vittoria al Napoli. Domani Cagliari-Spezia 1X e poi alle 20:45 finalmente scendiamo in campo noi. Per iniziare questa stagione, una stagione che vivremo al 110%, ragazzi, sia sul canale, ma quando si potrà la vivremo direttamente allo stadio. Ragazzi, questa stagione non sarò sempre allo stadio, ve lo garantisco, ho altri pensieri, altre cose, quindi quando potrò ci sarò, quando potrò andare ci saremo tutti quanti, perché ci sarete anche voi con me.
sicuramente qualche momento insieme allo stadio riusciremo a passarlo, soprattutto alla fine delle partite. Ma andiamo un po' alle notizie, ragazzi. Domani potrebbe essere il giorno buono per Pellegrini, così come potrebbe sbloccarsi qualcosa per Adli. Non dico domani per Adli, però i giorni sono caldi. Fra lunedì e martedì potrebbe esserci un nuovo incontro per Bakayoko per sbloccare definitivamente la trattativa. Quindi i due colpi sicuramente arriveranno a inizio settimana. E sto parlando di Pellegrini e Bakayoko. Per Adli probabilmente c'è da aspettare ancora un attimo. Il Milan è sul giocatore ed è forte, forte sul giocatore. È un giocatore che piace a Paolo Maldini, a Frederic Massara, un giocatore che alzerebbe il livello del centrocampo, soprattutto qualitativamente il centrocampo con Adli. Alzerebbe di tanto il suo modo di giocare, ma soprattutto questo è un giocatore, come vi dico sempre, molto funzionale. A Stefano Pioli piace tantissimo e è un giocatore che di fatto può andare a ricoprire quello slot lasciato da Cancelanoglu. Una Cancelanoglu pezzo di merda, il turco pezzo di merda. Una Cancelanoglu che ieri ha fatto quello che non ha fatto da noi in 4 anni, ma non merita neanche il nostro pensiero. Come vi ho detto ieri, si dovrebbe solo vergognare per come ha trattato chi l'ha sempre rispettato e chi l'ha portato ad essere quello che è, un mezzo uomo alla fine, perché alla fine l'insegnamento del Milan penso che non sia servito per questo, ma cosa vogliamo? Non tutti sono uguali. Stessa cosa vale per quell'altro a Parigi che andava a fare panchina a Keylor Navas. Pochettino ha parlato, ha detto che per il momento davanti nelle gerarchie c'è Keylor Navas. Donnarumma si siederà in panchina ma vedrà le cose partita per partita. Ragazzi, tornando a parlare di Milan, la formazione l'abbiamo data ieri sera, ma ve la ripeto, ci sarà Mike Tyson Maignan in porta, Davidino Calabria sulla destra, Theo Hernandez sulla sinistra, pronto Ballo Touré e pronti Florenzi ad entrare a partita in corso. Sono due giocatori che possono comunque dire la loro, sono due alternative valide. Attenzione, perché quando vi do la formazione in questo momento vi vado a far capire anche quanto il Milan è più forte della scorsa stagione. Scusate, nella scorsa stagione, scusate che esco dall'inquadratura, nella scorsa stagione c'era un grosso problema. Un attimo che prendo l'accendino. Dicevo, nella scorsa stagione il Milan a sinistra aveva, non dico un problema, però l'alternativa era Diogo Dalot e Diogo Dalot preferiva giocare a destra. È vero che le partite migliori Diogo Dalot le ha fatte a sinistra al posto di Teo, però Diogo Dalot era un giocatore messo in quella posizione che non era la sua. Quindi quest'anno Theo Hernandez avrà qualche partita per rifiatare, soprattutto magari in partite meno importanti, quando vedi la Coppa Italia, vedi qualche partita diversa, potrebbe giocare Ballo Touré che ha fatto vedere grandi cose nel precampionato. È arrivato Alessandro Florenzi, un ragazzo d'oro veramente, molto determinato, si alza il livello. Alessandro Florenzi può di fatto essere un'alternativa a Calabria, ma attenzione che sulla destra c'è anche Pier Calulu, un giocatore molto molto importante. Centrali dovrebbero partire. A quanto danno le formazioni un po' così, ma lo sapremo di più oggi dopo la conferenza di Stefano Pioli alle 14, danno Kier e Tomori. Dietro di loro ci sono Capitano Alessio Romagnoli, Gabbia e lo stesso Calulu. Quest'anno partiamo con un Tomori in più, fin da subito, e un Alessio Romagnoli molto molto determinato e un Gabbia a posto. Quindi la difesa del Milan è molto molto forte. Non cito il secondo portiere perché è meglio, lasciamo perdere, speriamo, facciamoci il segno della croce e che Mike Maignan non abbia mai un raffreddore perché sennò si è rovinato. Allora, centrocampo a due che dovrebbe vedere, anzi forzatamente vedrà Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Un centrocampo di tutto rispetto, contando anche chi potrebbe arrivare, avremo Tonali, Bennacer, Frank Essie, che secondo me, ve l'ho detto, state tranquilli, rinnoverà, probabilmente rinnoverà a fine mercato. Dovrebbe arrivare Bakayoko, ma io inserirei anche Adli con il Jolly Krunic, che comunque può essere un'alternativa anche in quella posizione. Krunic lo ripeteremo varie volte perché può giocare, gli manca solo di giocare in porta, poi le ha fatte tutte. Quindi il centrocampo Bennacer e Tonali. Sulla tre quarti, Selemakers,
L'alternativa a Sene Makers è Castillejo, ma anche Alessandro Florenzi. E attenzione ad Alessandro Florenzi, perché è un'alternativa molto molto importante sulla destra. Molto molto importante. Sulla tre quarti ci sarà Brahim Diaz e attenzione, per il momento qua è scoperto l'alternativa. Però attenzione, se dovesse arrivare Adli, in quella posizione il Milan si copre con un altro giocatore. In quella posizione potrebbe giocare Leao, cambiando di poco il modulo, quindi attenzione che in quella posizione non è vero che siamo scoperti, anzi c'è un giocatore sicuro, Brahim Diaz, ma un altro giocatore potrebbe arrivare dal calciomercato e parlo di Adli, ma comunque c'è anche Rafa Leao che basta spostarlo 1,5 m avanti, fa la seconda punta ed è la sua posizione. Sulla sinistra dovrebbe partire Rafa Leao. L'alternativa è Ante Rebic, ma attenzione che in quella posizione ci può giocare sia la De Krunic ma anche Alessandro Florenzi. Davanti dovremmo avere Giroud, perché Ibra non c'è, Pellegrini dovrebbe arrivare. Davanti abbiamo Giroud, Ibrahimovic oppure per gerarchie Ibrahimovic, Giroud e Pellegrini. Ma attenzione, il Milan in quella posizione potrebbe dire di avere addirittura 5 giocatori, perché abbiamo i tre appena citati, più Leao, più Rebic. Quindi vorrebbe dire che per giocare Leao e Rebic dovrebbero rompersi insieme tutti gli altri tre. Quindi ragazzi, per il momento il Milan è coperto. Poi si può sempre migliorare, si può fare ancora tanto, il mercato non è finito, stiamo tranquilli, rilassiamoci ragazzi, viviamo questo calciomercato, la fine di questo calciomercato rilassati. Iniziamo a fare sul serio, ricominciamo a tifare. Vi ripeto ragazzi, sabato mattina ore 9:30, il 28, prima della partita col Cagliari, la Curva Sud ha organizzato un incontro davanti a Milanello. Quindi per tutti i tifosi, anche quelli sprovvisti di Green Pass, il ritrovo è alle 9:30 a Milanello, per dare la giusta carica ai ragazzi per la partita di domenica contro il Cagliari. Ragazzi, mi raccomando, è finito il tempo delle chiacchiere, ma è veramente finito il tempo delle chiacchiere. Si ricomincia a fare sul serio. Basta ai piagnistei, basta con questo calciomercato che in questa stagione è stato vissuto nella maniera più sbagliata possibile. Era scontato che il Milan non avrebbe potuto prendere giocatori da 70 milioni come volevano farci credere tanti e tanti giornalisti. Su questo canale abbiamo la fortuna di essere intelligenti e rimanere coi piedi per terra. L'abbiamo sempre saputo fin dall'inizio che non sarebbe stato facile arrivare a certi giocatori. Il Milan probabilmente ci proverà, perché ci proverà, e come vi ho detto ieri, attenzione alla pista Ziyech che non è del tutto chiusa, il fatto di incontrarsi per Bakayoko potrebbe di fatto a dare un certo spiraglio per il giocatore, per l'esterno destro che porta esperienza, perché dubito che il Milan vada a prendere un altro giovane. A livello di gioventù ci siamo. Se vogliamo portare un giocatore d'esperienza, allora potrebbe anche essere giusto spendere qualche soldo in più. Spendere soldi inutili quando il Milan potrebbe tranquillamente giocare così fino a gennaio, con gli innesti che abbiamo detto prima, e poi a gennaio vedere se ci sarà qualche opportunità o qualche esubero che poi non si è dimostrato così forte come nel precampionato. Quindi ragazzi, attenzione a questa cosa, ragioniamo in maniera intelligente. Il Milan negli ultimi anni ci ha fatto vedere che a gennaio sono arrivati i migliori colpi. Non dobbiamo avere fretta, la squadra c'è, la squadra è motivata, l'innesto di Florenzi, il probabile innesto di Bakayoko, Pellegrini e probabilmente Adli alzerà il livello di questa squadra. Stefano Pioli, come vi dico sempre, in questa stagione potrà scegliere e questo ci rende imprevedibili. Quando Stefano Pioli nella prima conferenza chiedeva i gol, non li chiedeva a destra. Stefano Pioli chiedeva un giocatore sulla tre quarti che portasse i gol. Brahim Diaz di fatto è un giocatore che porta i gol. Però voglio chiudere con una cosa. Allora, io ho visto tanti tifosi del Milan diventare già le vedove di Hakan Merda Çalhanoğlu. Ragazzi, io penso che questo giocatore lo conosciamo da diverso tempo. Non è una partita a cambiare la mentalità di un giocatore. Hakan Çalhanoğlu
Akan Merda Çalhanoğlu ha fatto diverse partite buone, soprattutto a inizio stagione, anche da noi, ricordiamoci tutto il 2020. Quindi ragazzi, non diventiamo vedove di nessuno, zero rimpianti, Akan Çalhanoğlu ha scelto di essere un mercenario e di sputare nel piatto dove ha mangiato. Io penso che come si è comportato Paolo Maldini e quello che ha fatto capire Paolo Maldini nei confronti di questo giocatore ci faccia capire benissimo che tipo di elemento e che tipo di uomo è. Ragazzi, non si piange mai, non ci si guarda indietro. Il futuro è quella, è la cosa affascinante, il futuro è tutto a tinte rossonere. Ragazzi, viviamo questa stagione come quella scorsa, sarà una lunga cavalcata, sarà una bellissima cavalcata da fare tutti insieme. Buon campionato a tutti e sempre forza, vecchio cuore rossonero. Ciao!